Ragazzi, è una meraviglia. Tutto questo è una meraviglia. Dovete abbandonare lo studio, avete rotto i gattini per un programma bellissimo. Bella a tutti ragazzi, sono Anthony Pence e benvenuti sul mio canale. Come potete notare oggi, anzi no, prima una persona vi deve parlare. Oh, vai Tony, parla. Grazie Tony, ho bisogno di rivolgere le mie scuse al pubblico. Prego, prego, prego. Sì, chiedo scusa a tutti quanti per il mio comportamento un po' fuori dalle righe. Bravo, bravo. E anche per... Cosa? Anche per... Cosa? Anche per... Anche per cosa? Jody, gira la pagina! Le scuse finte ti sei scritto. Sei un uomo di... Non è ma sei un uomo di... Ma cosa ci posso fare io? Che c***o fai, Jody? Ciao, Tony. Ciao, Jody. Tanto, guarda cosa c'ha scritto. Guarda. Oggi commenteremo un'altra puntata di Ciao Darwin numero... 8. Let's go, Jody! Yeah. Yeah. Per questo video, ragazzi, chiediamo ben 80.000 likes! 80.000 likes! Solo per noi, solo per te, Jody! In questa puntata si affronteranno Giuliette contro Messaline. Quindi brave ragazze contro le la moglie di un imperatore che era una Volete sapere il significato di Messaline? Messalina era la moglie di un imperatore e da giovane faceva la questa è la sua foto. Ma sei in diretta? Non può mancare con noi il nostro Paolo Bonomis e anche il Soan. Yes, siamo sempre più contenti di essere qua in loro compagnia. Oh, sì, Jodel. E come tutte le puntate, Ciao Darwin non è Ciao Darwin senza... Madre Natura. Oh, tu sì che sei la mia natura. Natura, natura. Ho sputato. Ma stai facendo la doccia a questa scrivania? Tutti fatti. Siete fuori da una discoteca, siete in sette maschi e non riuscite a entrare, dite: cazzi, siamo tutti cazzi. Madre natura. È pelata. Manune. No, dai, no. Ma ti sei truccato, Bonomius. Belle, no, 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 sento le palle. Sono un po' brasilea come no. Non ce l'ho problema. Perché mi tieni senza volerlo, amico? No. Io te lo Bonomios. Non ti preoccupare. Faccio meglio 20 euro. Ma no, no. Che schifo, le palle sulla schiena. No. Che schifo. È mio amico, lo faccio. Sono padre naturo. Quello col c***o duro. Questa cosa? No, 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 no. Bacialo. Hai visto, Jody, che gran pezzo di natura cubana? Ma andiamo a sentirla parlare. Sono le uomini napoletane, come mio marito. Ma dopo le varie gag con De Laurentiis travestito da Kim Ho-jung, Kim Jong-kung, passiamo allo scontro canoro. Cantare. Oh, e Giorgia. Eccoci. Allora. Eccoci. Marco se n'è andato e non ritorna. Con cuore di metallo senza l'anima. C'è una scimmia in alto, ma che cazzo fa? Se con gli amici ci sco. Non è possibile. Oh mamma mia. La vita di noi due. Ah! Se canti così rimarrai sola per tanto tempo, cara mia. Devo dire brave le Giuliette, bravissime. Vabbè, passiamo alle Messaline, ovvero le meretrici. P***e si dicono. Lo bippiamo tanto, Jody. Okay. Abbiamo il potere del bip. Ci provo. Vai. Sì, sei bippato. È vero, funziona. Agnostea, ciao, let's go, baby, yeah. Siamo liberi di fare a letto ciò che vogliamo. Beh, ma lei è la famosa Tegor Mega. Come fai a non conoscere la Jodel? È stata con Sfera e Basta, per Tony F e Mischilla. E Mischilla. Tutti sanno com'è fatta la sua Ma non fate vedere che siete a digiuno da mesi. Ma che schifo. Chi è quella dietro? Pietro Polonis. Facciamo vedere com'è la Messalina vera. Eccola. Parente, non lo so. Sono single, quindi certo. È single, perché non ti ganci? Taylor, ciao. Io però ti dico che sono un bravo ragazzo. Io sono un Romeo.
Però potrei farti diventare una Giulietta. Possibile? Era bella questa, Jody. Andiamo avanti, va, let's go. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Che vagabondo che di regole non ne ha. Cos'è quella roba sopra? Una scimmia col perizoma. E va bacetto con la follia. È arrivata la nonna. Cazzo vuole fare qua? Signora, signora, un lag. Non ce la fa. Tanti auguri. Ma che bella questa base, proprio marcia. E tu ci canti e non sai il testo, non più. E se ti lascia lo sai che si fa. Con quest'abito rosso nessuno ti s***a. Mamma mia, bravo Tony. Oh, let's go, bitch. Bravo. Everybody's here. Jody, questa canzone vuol dire solo vuol dire solo un'unica cosa. Il Geno Drum. Cosa vuol dire? Perché c'è dentro un gene. Un gene gnocchi? Forse, è buono però. Ok, andiamo. Vediamo al Geno Drum. Oh, le Giuliette. Vai con le Giuliette. Brava, vada. Boh, che... Sei lanciata, convinta! Questa c'ha la falcata! C'ha la falcata! Modo! Oh, male! Così! Brava! No! Attraversate la barriera! Io non mi sarei mai buttato nell'acqua gelida, oddio, immagino che freddo! Forza! C'è sempre il piscione però, le pisce in faccia queste qua. Ti è scoreggiato però, male? No, l'alito. Ah, va bene, un'altra. Mamma mia, questa è morta. Tipi e perone tutte queste. Comunque, il trucco è andare veloce. Vedi? Aia! Se vai veloce, cadi precoce. 8, 7. Si attaccherà o non si attaccherà questa donna? Si attaccherà, raga. No. Si attacca! Brava, E invece no! No. E adesso tocca alle messaline, ovvero Tonello? Le buttanazze! No! Donne ingorde di maschio! Una era truccata esattamente come te. È partita quest'altra! Facciata sicura! Che cos'è? Una caramella? Come se... Mamma mia! Caramella, come se... Tutti i denti! Era citofonata! Era citofonata! Non si freghi la corda! Cosa sta facendo? Dove stai andando? Tira via! Ma lei è una carogna! Gente, ma non è il momento! Ma gli ha tirato via la scarpa! Ragazzi, è un imbarazzo! Siete un imbarazzo per la specie umana! Ma Alessia Merz è con loro! Ma non è Alessia Merz! Tenere! Che fa? Quella toccatina, eh! Bonomis! Ah, chi tiene? I rulli! Quell'altra! Ecco! Che buona! Oh! Ci rimani attaccata! Si attaccherà Jody? Sì! Non si attacca, Jody! 5 secondi! Cosa esulta? Non ho capito niente. Giudello, Tony, è arrivato il momento più bello ed entusiasmante di Ciao Darwin 8, la macchina del tempo! Time machine! Oh yeah, Giudello! La macchina del tempo, speriamo che parta! Meno male, perché il tempo è denaro! Il tempo è denaro! Quello che rubava i cestini all'isola dei famosi! Quello che piangeva! No, non l'ho fatto apposta! Non ho preso il pesce, non l'ho preso! L'ho pescato! La macchina del tempo! Vediamo chi è che esce delle Giuliette. Sì, Jodel! Chi la sorbe il destino? Mamma mia, Buonasera a tutti. Buonasera, signorina messalina. Vada. Sì. Sì. Il mondo delle favole. Oh, un nano diavolo. Basta dire nano. Uno di bassa statura diavolo. E questo ormai è diventato un format. Hashtag uno di bassa statura. Coraggio.
le fanno bere sempre, così si ubriacano, già dicono cazzate, esatto. Dopo. Chi è questo qua? Ma lui è il bagnino di Baywatch, esatto, dell'altra puntata. Sì. Se quello è Otello, la moglie chi è? E lei, Otella. Otella! Ecco. No, vedi? C'è un signore col teschio in mano. Sta facendo. Essere o non essere, questo è il problema. Be or not to be, that is the question. Ci sono le tre moschettiere nude, come vuole il libro di Dumas. Così, nude, giustamente così, vai, no? Vai. Tre moschettieri, esatto. Cioè, fammi capire, quello dovrebbe essere D'Artagnan. Se fosse stata una femmina non sarebbe stata D'Artagnan, ma D'Artagnagna. Bellissima workshop di comicità. Sparatemi! Fatemi un contratto da comico. Sapete dire i loro nomi? Dimmi i nomi di tre moschettiere. E... Va bene, Jody, grazie. D'Artagnan, Robespierre. La rivoluzione francese. D'Artagnan, Migos. Sì, Migos. Zeranos. Sono operatore sociosanitario. Deve fare la pipì? Te la porto io. Andiamo. Portos. Maravis. Marcos. Panco. Bardo. Bartos. Marco. Bartos. Guardatevi attorno. Un nano che pungola i culi. Non posso vivere così. Chi scrisse la Divina Commedia? Manzoni. Vi trovate nel primo cerchio dell'inferno. Ecco. Primo cerchio dell'inferno e parte la musichetta hawaiana. Adesso vediamo come ve la cavate con Limbo, forza! Sta accadendo questa cosa veramente? Perché all'inferno c'è il Limbo? Fanno fare il Limbo ai concorrenti? Non ci sto credendo! È un gioco di parole! Non ci sto credendo! No, non è vero. Let's go, bitch. La 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 la. Che schifo, sei malato. Sei malato. Sei un ceppo mutante di me. Sei. Che schifo. Il ciclope che si chiamava Policeco. Policeco. Ma è ovvio, è Polifemo. In che libro siete capitate? Giodissea. Signorina, si può girare per favore? Signorina. De Laurentiis! È là! È qua! È là! Non baciarlo! Sputato sopra. Sputato settimana scorsa. Infatti era più buono di gusto. Come si chiamavano i pretendenti di Penelope? Profughi! I profughi! Ubriaca sto! Bevi, vedi Ikea! Vedica! Chi sono quei due ragazzi accanto a voi che abitano vicino al lago di Como? Alba e Romina! Questa è l'Italia, fratelli! Il romanzo qual è? I promessi sposi! Ah, così, salve! dai un bacio a Bonolis, No, in bocca. Io non ti dico cosa è successo prima. No, ti ringrazio, io ti inviterei a lavarti la bocca perché... Ok, vado, ciao ragazzi. Chi è quel signore vestito da mago? Eccolo zio, Harry Porto. Qual è l'anatema che uccide? Sì, sarà bimbo. Ma così, uccideva tutti. Avada Kedavra. Esatto. Accanto a voi c'è la... Cos'è? Piccante curcuma! Piccante curcuma, no! Giulietta, apra bocca, vola, papà! Oh! Che cos'è? Inizia con la Z! Andiamo! Laio, zio! Non capisco! Gamberetti! Fai essere gamberetti granulati? Fermi! Ancora? E se brucia tutto, che cos'è? Fuoco! In che romanzo siete finite questa volta? Su un'isola con dei pirati e un forziere. L'isola dei famosi!
l'isola dei famosi. Bellissimo. Cosa è raffigurato sulla bandiera dei pirati? Quali ossa sono? Il pollo. La T. La tiroide. Da oggi in poi le bandiere dei pirati saranno teschio e la tiroide. La tiroide. Lei c'ha in bocca qualunque tipo di sapore ormai. Ma noi siamo abituate. Sono abituata a avere in bocca qualsiasi cosa. E poi Taylor Mega. E anche lei è abituata. Via! Finché la barca va. La vedo malissimo. Giulietta! No! Ferma! Ti scatta! Finita la macchina del tempo, adesso Tony ci farà un bel riassunto di quella che è la prova pericolosa. Ma come entro? Cos'è questa cosa? Prego. Paolo, e se mi viene un'invenzione? Sono topi! Ma... quelle sono pucci! Madonna, come possiamo fare? Ma è la cacca quella, signorina, la cacca! Madonna, non posso! Vale, dimmi che vale! Ma come facciamo? Vado avanti o vai indietro? Cosa dobbiamo fare? Mamma mia, mi spavento! Entra, forza, entri, entri! Non lo voglio fare! Entri, cazzo, entri, entra! Non entro! Ecco, ecco, signorina! Oh. Ecco, signorina, 5 secondi! Oh. 5 secondi! Vada, 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 vada! Oh, no, vada, voglio fare! Vada! Questo è il riassunto. E dopo i soliti fondoschiena per non essere volgari e i vari uomini arrapati del pubblico, Jodel, chi avrà mai vinto questa puntata di Ciao Darwin 8? Vediamolo. Vincono per il futuro il mondo delle Giuliette. Troverete il vostro Romeo. Sì, le Giuliette hanno vinto. Yes. A casa, ragazzi. E finisce qui questa puntata di Ciao Darwin 8. Johnny, sei contento? Bellissima, questa puntata è veramente bella. Tony, sei contento? Certo, molto contento. Si è fatto male, mi sa. Mi sa che si è fatto male, ma io vi lascio qua il mio Instagram, quello di Jody. E qua c'è il mio. Sempre in faccia, immagino. Sempre in faccia. No, sui piedi. Vabbè, sui piedi, mettiamolo sui piedi. Magari se togli il piede dalla faccia di Paolo Bonomis. Bonomis. Piccola sorpresa per voi, oggi possiamo annunciare una cosa bellissima. Vai, Jody. Dal 15 aprile... aspetta. Niente, nulla, 15 aprile è nulla. Dal 15 aprile noi tre ragazzoni saremo su RDS Next, che è un nuovo progetto in cui siamo coinvolti. Loro due avranno un programma dalle 19 alle 20. Dalle 19 alle 20. Mentre lui con Ceschiello saranno dalle 18 alle 19. Comunque trovate tutte le informazioni in descrizione. Quindi ragazzi, seguiteci e ci potete vedere tutti i giorni in diretta. Certo. Incredibile. Gin e Tony, l'aperitivo d'Italia. Sì. Che dire, ragazzi, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao raga. Ho promesso che non gridavo. Un urletto puoi farlo, alla fine non guarda nessuno tanto. Ragazzi, è una meraviglia. Tutto questo è una meraviglia. Dovete abbandonare lo studio, avete rotto i gattini per un programma bellissimo. Ce l'aveva dentro, è una settimana che mi metto di non urlare. Schifo. Quindi. Ciao.